della sentenza della Corte Costituzionale. Non si può governare con una maggioranza fortissima di numeri fasulli. Su una base giuridica e morale di cartapesta non si affronta la tempesta della crisi economica e soprattutto di quella della rappresentanza politica. Lei sinceramente, Presidente Letta, pensa di poter presiedere il semestre europeo con la sua maggioranza illegittima? Glielo chiedo dal profondo dell'animo, dal profondo del cuore. Lei pensa con la sua maggioranza illegittima di poter presiedere l'Europa? Se lo chieda e si dia una risposta. Nessuna fiducia a un governo poggiato su fondamenta malate. Ci trascinerebbe tutti nella rovina. E non è per questo che siamo qui, Presidente Letta. Siamo qui per servire libertà, giustizia e democrazia, non la stabilità del cimitero. Bravo. La ringrazio. Chiede ora di intervenire il deputato Alessio Villarosa. Prego, ne ha facoltà. Presidente Letta, ci rivediamo. Inizio senza riferirmi a lei, devo parlare con la Presidente per regolamento. Questo probabilmente sarà il mio ultimo discorso sulla fiducia. Lunedì passerò il testimone al mio vice, Federico D'Incà. Non so perché, ma ho il dubbio che anche lui ne avrà occasione, così come ne hanno avuti i miei predecessori. Non avete mai avuto i numeri, non meritate la fiducia. Devo dire queste cose, ne sento la necessità, le devo dire perché ho paura. Ho paura che da qui dentro, che è il Parlamento, la casa degli italiani, dovrò continuare ad assistere ad un continuo imbarbarimento, ad una continua mistificazione della realtà, perpetrata mediante l'informazione non più libera. Ormai al 70° posto nel mondo, secondo le stime di quest'anno. Eppure ci vantiamo di essere un paese civile. Adesso basta. È il momento che lei e tutto il suo governo venga sfiduciato. Errare è umano, ma perseverare è diabolico. Lei ha scritto due tweet in questi mesi. Il 23 luglio lei cinguettava su Twitter: non faremo passi indietro su abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Non faremo passi indietro? Forse voi non vi rendete conto. Dov'è l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti? Dov'è? Solo quest'anno vi siete rubati quasi 90 milioni di euro. E dico rubati perché so che posso permettermelo, visto che c'è stato un referendum nel 93 che lo ha deciso. Cioè i cittadini hanno deciso che non vi doveva più spettare e voi ve ne siete fregati. E da pochi giorni anche la Corte dei Conti, che ci ha dato ragione, lo ha ribadito. Ora chi restituirà questi 3 miliardi che si sono e vi siete pappati? E di queste furbate ne abbiamo subite parecchio. L'ultima è quella della Giunta del Piemonte che, vista la decisione di mettere un tetto agli stipendi, decide di ridurre le indennità tassate e, facendo il solito gioco delle tre carte, aumenta il rimborso della diaria, che non è tassata. Furbastri e ladri. Dopo la vostra falsa abolizione continuerete a prendere i soldi dei cittadini mediante il 2 per 1000, le agevolazioni alle scuole di partito. Vi dovreste vergognare. Ecco perché i cittadini sono così arrabbiati, perché li prendete in giro. E un tempo lo facevano con attenzione. Ormai siete cambiati, ora lo fate spudoratamente. Il 31 luglio lei nuovamente cinguettava. Ottima procedura d'urgenza decisa alla Camera per la legge elettorale. Ora ognuno dovrà assumersi le sue responsabilità. Io sono no porcellum. Dov'è la legge elettorale? Siamo a dicembre. Dov'è? Voi la vedete? Abbiamo anche fatto una figuraccia davanti alla Corte Costituzionale. Sono stato l'unico a parlare di legge elettorale. Ho richiesto una conferenza dei capigruppo per richiedere di confrontarsi per arrivare a definire il prima possibile una nuova legge elettorale. E voi a ridere. La Presidente mi ha detto che la capigruppo non veniva convocata perché non era il luogo adatto. Quindi non si doveva discutere la decisione della Consulta, non era importante. E poi, se non è la conferenza dei capigruppo il luogo del confronto, qual è il luogo del confronto tra i capigruppo? Le segrete stanze? Il Presidente Speranza ha insistito per far sì che lei mantenesse la legge elettorale al Senato. La vostra Presidente di Regione ieri, la Serracchiani, a 8:30 su Rai 3, dichiara che è stato il PD
a chiedere di portare la legge elettorale alla Camera. Voi siete pericolosi e dichiarate falsità senza rendervi neanche conto del danno che arrecate. Siamo stati gli unici a combattere per cambiare la legge elettorale, ma voi siete stati furbi a far uscire il messaggio che grazie a voi che la legge elettorale è alla Camera. Queste sono falsità, sono 8 anni che questo paese richiede una legge elettorale. Dove eravate voi? O volete dare la colpa al Movimento 5 Stelle che neanche c'era in questo Parlamento? Andiamo alle vostre soluzioni. Voi siete il governo delle assurdità e sono un signore. Ecco le vostre false soluzioni. Vendita immobili nazionali, vendita quote delle migliori aziende strategiche nazionali, aumento tassazione in tutti i settori. L'unica tassa che avete levato è stata l'IMU, per poi rimetterla incorporata alla TASI. Avete dichiarato che mediante il decreto lavoro avreste risolto il problema della disoccupazione, ma sapete contare? Sapete contare? I disoccupati in Italia sono oltre 3 milioni, con gli inoccupati si arriva a 5 milioni. Con quel decreto, ed è matematica, quindi non è opinabile, arriverete ad agevolare l'assunzione di forse 30.000 lavoratori. Vergogna! Perché ogni tanto parlo di dittatura? È una repubblica parlamentare questa? Quindi le leggi le deve fare il Parlamento, giusto? Ci avete permesso di fare solo 4 leggi di iniziativa parlamentare, mentre voi emanavate 20 decreti legge, che spesso da qui neanche passavano, si arrivava agli ultimi giorni e poi scadevano, si contingentava i tempi e quindi non si lavorava qua dentro. E quando non ci riuscivate con i numeri, cosa avete fatto? Mettete la fiducia. Fiducia sul decreto emergenze, fiducia sul decreto del fare, fiducia sul decreto missioni, fiducia sulla stabilità al Senato, volete mettere la fiducia alla manovrina così non torna neanche alla Camera. E a quanto pare metterete anche il decreto legge, enti locali e regioni all'interno della legge di stabilità alla Camera e rimetterete la fiducia. Bravi. E ci parlate di rispetto della Costituzione. La state calpestando la nostra Costituzione. Questo Parlamento non è il vostro, è del popolo italiano. Il popolo vuole che rispettate la Costituzione, o senza i numeri o con i numeri. In tutti questi anni ci avete fatto fare la figura del classico personaggio di paese che voleva apparire come aristocratico e si indebitava per fare bella figura. Poi gli apri il frigo e trovi le ragnatele. Gli chiedi un passaggio in macchina ed è parcheggiata perché è a secco. Avete ingrossato il nostro debito fino a farlo triplicare rispetto alle nostre entrate. Ed è inutile che andate in giro a raccontare frottole, perché il debito nel 2005 era di 1.512 miliardi, tutti i dati ufficiali. Dopo solo 8 anni di vostra gestione, di Europa, europea gestione, nel 2013 siamo arrivati a 2.068 miliardi, cioè in 8 anni, mi vengono i brividi, vi siete mangiati 556 miliardi, 556 miliardi. E noi stiamo qui a pensare ai 4 miliardi dell'IMU, ve ne siete mangiati 556. Attualmente quindi in Italia si produce per 1.500 miliardi, abbiamo entrate per 600 miliardi, ma abbiamo un debito di 2.000 miliardi, ottimo. In più questo debito cresce di anno in anno e in cui grava un interesse di 85 miliardi l'anno, che paghiamo sempre regolarmente, a differenza delle fatture delle piccole e medie imprese, per le quali abbiamo dovuto attuare una direttiva europea per obbligare la pubblica amministrazione a pagarle entro 30 giorni. Ma d'altronde voi siete quelli che hanno permesso che le consulenze in Italia siano arrivate a costare 1.300 milioni di euro. Siete sempre quelli che hanno deciso di spendere per queste consulenze 14.000 euro per monitorare i salami essiccati o per monitorare i camosci. Siete sempre quelli che hanno bocciato la nostra proposta di dimezzamento dello stipendio del parlamentare. Presidente Letta, ora chi c'è al suo posto? Prima c'era Bersani, poi è arrivato lei, ora c'è Renzi. Nel giro di 8 mesi 3 capi partito avete cambiato e non cambierà assolutamente niente, perché ieri il vostro nuovo segretario ha continuato con le falsità. A Ballarò sulla cancellieri ha affermato: credo sia stato un errore tenerla lì. In aula però hanno votato per tenerla lì. Bravo. Si inizia bene, bravi. Il sistema tanto lo sappiamo, è sempre lo stesso. La cosa più assurda è che lo dite anche voi, lo ha detto il vostro nuovo segretario nel suo ultimo discorso. Quali sono le nostre soluzioni? Io vedo le persone più forti e intelligenti costrette a servire i tavoli di un bar o pulire i marciapiedi nelle periferie delle nostre città, occupazioni nobilissime, se non fosse che vedo molta più gente incapace seduta su questi scranni. Ora tantissimi cittadini capaci sono arrivati in Parlamento e questi cittadini non hanno nessun interesse se non quello di portare nuovamente l'onestà in questi palazzi, che dovrebbero esserne pregni,
ma che voi negli anni avete completamente spremuto. Voi avete spogliato i cittadini della loro sovranità, vi siete celati dietro la rappresentanza parlamentare, ma chi rappresentate? I cittadini o i vostri interessi? Voi, le soluzioni del Movimento 5 Stelle in Italia sono soluzioni concrete, sostenibili da subito, se si vuole, e fattibili. Un reddito di cittadinanza che metta nel mercato 20 miliardi di euro, una divisione tra banche d'affari e banche commerciali, una chiara e stabile programmazione sul risparmio energetico che porterebbe un enorme impatto in termini occupazionali, una legge sul conflitto di interessi che farebbe risparmiare miliardi di euro. In Italia la corruzione costa 60 miliardi l'anno e voi che urlate, passa anche da qui. Noi abbiamo votato per il ritorno al Mattarellum, voi no. Noi abbiamo votato per evitare l'acquisto di 53 miliardi di cacciabombardieri, voi no. Noi abbiamo votato per evitare che le concessionarie d'azzardo venissero trattate meglio degli altri evasori, voi no. Noi abbiamo votato per eliminare le pensioni d'oro al Senato, voi no. Noi abbiamo difeso la Costituzione salendo sul tetto e portando a conoscenza di tutti la schifosa deroga al 138, voi naturalmente no, siete gli artefici. Finisco, Presidente. Sono arrivato alla fine, vi ho portato e vi riporto solo fatti. Una forza politica come la nostra in Italia non c'è mai stata. Ci siamo ridotti lo stipendio, abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali illegali. Nessuno di noi ha una condanna, nessuno di noi ha un procedimento in corso. Non abbiamo altri incarichi, pensiamo solo al Paese. Non abbiamo mai avuto cariche elettive. Abbiamo le Concluda, il tempo è scaduto, concluda. Quasi finito, Presidente. Questo paese io lo amo e non ve lo lascerò distruggere. Cittadini, smettiamola di farci prendere in giro, dobbiamo smettere di farci mettere i piedi in testa. Io non permetto a nessuno di calpestare la mia dignità, noi non ve lo permetteremo. La nostra dignità di popolo italiano, per concluda, la prima volta, concluda. Ho finito. Se non ci svegliamo adesso e li facciamo scomparire, ce ne pentiremo per tutta la vita. Ma lei ha finito il tempo, ha finito il tempo. Allora, la ringrazio. Bene. Allora, abbiamo un ultimo intervento per dichiarazione di voto. Allora, adesso chiede di intervenire il deputato Guglielmo Epifani. Prego, onorevole Epifani. Signore Presidente della Camera, signor Presidente del Consiglio, ministri, colleghe e colleghi, il Partito Democratico conferma la fiducia al Governo e condivide le proposte di lavoro che il Presidente del Consiglio